50° anniversario BBS. E vai. È vero, 2020 si diffonde il Covid, un bordello. Space Invaders. Bella. Bella questa 4GT. Bella raga, ciao a tutti, tutto il mondo, lallo il bronzo. Come state? Allora, dobbiamo fare una sardegnetta, così. Ciao, sound alert! Ciao, amico mio! Buonasera, buonasera. Buonasera, doctor. Allora, non facessi la live stasera. Oh, no, no, la faccio, amico mio. È solo che stavo vedendo il film di Aldo Giovanni. Giacomo, io odio l'estate. Troppo bello. E mi sono perso via un attimo. Infatti quando ho visto che erano già le 9 qualcosa, oh, la live, devo muovermi. Allora, un sacco di cose voglio fare stasera. Mai correre con il cellulare in mano, ragazzi. Questa è una cosa che non dovete fare. Ciao Stream Elements! Signor Gran Turismo 7, eh? Che titolozzo, ragazzi, stasera. Non si, cosa facciamo stasera? Possiamo fare ciò che vogliamo, amico mio, ciò che si vuole. Ciao amici! Oh! Si può fare anche l'online, sempre se riusciamo, perché sai che il problema mio e tuo è che l'online non funziona. Io adesso voglio provare. 700.000 euro qua. Voglio provare a fare la patente. Visto che abbiamo perso quasi un'ora per fare la... giusto così. Abbiamo perso quasi un'ora per fare la prova. Io non andrei dentro a far prova ancora, anche se secondo me riuscivo a abbassarlo di un po', eh. Sì, Rainbow è tanta brutta roba per me, perché non riesco. Il livello tipo 300 che sono adesso, non so, 200, 150, quello che è stato fatto tutto dai miei figli, non c'entro niente io. Io proprio entro, muoio e devo aspettare la fine del gioco, mi turba. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti. Oh, scusami, 4GT, non volevo. Sì, infatti, se vedi bene, Warzone lo porto solo quando c'è Morris. Ah, allora,
E non ho il tempo, amico mio, di allenarmi, non ho tempo, non ho proprio il tempo fisico. Poi calcola, adesso a fine mese, ma la smettete di venirmi addosso? Allora, non sto neanche accendendo Xbox per fare tutte le Day One Edition, eh? C'era Sniper Elite, c'erano altri due giochi messi sul pass, praticamente sto pagando il pass e non riesco neanche a giocare. E tu calcola che... si potrebbe fare una sera al biliardo, quello sì. Sai che pure pool dovrebbe essere gratuito? Credo, io l'avevo comprato, però credo che dovrebbe essere andato nei free to play. E sinceramente una seratina al pool me la farei. C'è uscito tra l'altro uno nuovo, se ti può interessare Loki, che ti piace il biliardo, che è bellissimo, che è Pool Nation, costa 7 euro, una stupidata. C'è l'online, è fatto benissimo, graficamente spacca, l'ho portato su YouTube ed è veramente bello. Io per rilassarmi un po' di solito faccio quei giochi qua. Excuse me. Invece una volta giocavo sempre con mio figlio Vittorio a scacchi. Invece adesso è diventato troppo bravo ed è impraticabile proprio giocare. Tu calcola, amico mio, che io quando giocavo nel Squadrone della Morte Nera, il mio clan, che poi eravamo arrivati in tantissimi, dopo diventato Geco, dopo morto, giocavamo tutti i giorni a Call of Duty Modern Warfare, quindi l'1, con la PlayStation 3, eravamo delle bestie. Testimone il mio amico Max, 60-70 uccisioni a partita, minimo erano le mie. Mi chiamavano il generale, aspetta, cos'è che dice il generale? Oh, Farming Simulator è fighissimo, sì. Allora, Farming Simulator ha un piccolo problema, è talmente di nicchia che non riesce a farti... Ciao Giuli! Allora, Farming Simulator è talmente di nicchia che non lo guarda nessuno. E chi lo guarda ha già la sua, diciamo, la sua clientela. Quindi io devo capire solamente che direzione prendere col canale. Se fare cose che piacciono a me o cose che piacciono alla gente. Perché non credo che... Tra un po' viene e mi buca le gomme. Ok. Lo so. Io prima giocavo... Ciao amici e amiche di Twitch! Giocavo a tutto il day one, serate intere a dei giochi e poi altro. Adesso, come tu vedi, sono 3 o 4 giochi che sto portando sul canale. Perché voglio crescere, voglio farmi la prima fanbase. Ah, Giulia, grandissima. E portare giochi troppo strani, tipo Evil Dead, che secondo me è bellissimo. Hanno fatto veramente un bel gioco, come ieri sera non c'era nessuno. È anche vero che ieri sera sono partito alle 10, magari tanti non erano già letto o comunque erano in giro e vabbè, però... non è seguito. Farming è un po' lo stesso discorso. Anche il solo... Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, stiamo chiacchierando un po' con l'amico Loki. Anche il solo... cambiamo la marcia. Ah, bella Marchitto, non ho neanche cambiato. Ciao Stream Elements. Ah, Giulia. Ciao Stream Elements. Anche solo Loki. Formula 1 invece va. Formula 1 arriva a fine mese, quello nuovo. E sinceramente Formula 1 funziona tantissimo. Mi piace tanto. Spero che sia implementato il True 4. Porca loca, ho fatto un dritto. Un drift. Ho sbagliato, non ho messo il consumo curante.
Ma stasera finiamo anche e si festeggia qualcosa. Festeggerà qualcosa. Dove? Cosa? Dimmi. Ciao ragazzi, vitici, amici. Che festeggiamo? Dai che voglio festeggiare. Champagne. No, spumante, perché io preferisco le cose italiane che a quelle estere. Spumantino. Quando seguite il canale? Oh, grazie. Bella ragazzi e ragazze, benvenuti. Seratina. Ah, mio Dio. Mi sto deconcentrando. Seratina, siamo in Sardegna, eh? Grande Giulio. Sì, signore. Siamo in Sardegna, nella bellissima Sardegna. Ottima McLaren motorizzata BMW. Under design. Ci facciamo questi 700.000 così. Allora, prima siamo arrivati 30 millesimi al mondo. Tra l'altro stava andando molto bene i giri, uno dietro l'altro. Oh, Marco e Carla, grazie Giulio. Olli è là. Col caldo, ragazzi, Olli non viene più qui dove siamo noi. Vede che poverina, ha caldo, va vicino al ventilatore. Anche se non fa caldissimo stasera, però Olli sta sempre un po'. Sta sempre un po' distante. Eh sì, Giulia, fa caldo anche per i cagnolini. Allora, da noi, ti giuro, non fa tanto caldo, perché ho acceso al minimo il ventilatore oggi, però fa caldo, quindi noi siamo vicino alle montagne, quindi arriva giù un po' d'arietta fresca dai monti, no? Abbiamo il Monte Rosa, il Monte Bianco, abbiamo tutte le valli, Val Vigezzo qua vicino, insomma. Siamo dentro un canalone, noi siamo bassi e ci sono le montagne alte, no? Quindi è tipo un canalone d'aria, infatti a volte viene un'aria pazzesca e si sta veramente bene, a volte. Però siamo in pianura, quindi pianura padana, raga, è tutto fermo qua. Infatti se vedete in televisione ogni tanto le cappe di smog, Milano, siamo tutti dentro. Perché però è pianura. Poi c'è tanta agricoltura. Oh, vedi? Eh sì. Però quando fa caldo lo stesso. Ciao amici e amiche di Twitch. Benvenuti e benvenute al canale di Marco Drums. Corriamo un po', adesso andiamo a prenderci 725.500 soldini. 727 e 500, mi sembra. Come mai? Ah, mi si stanno. Avevo capito, non si stanno. Scusa. Eh sì, pian pianino, man mano che scrivi. Dovete scrivere, ragazzi, per avere un botto di Miticoin, eh? Un botto di Miticoin, amici. Che bella che è sta macchina. Molto molto bella, molto veloce, consuma pochissimo. Vai di benzina, 2,20 euro al litro. Fanne poca,
Io i giochi di macchine, sinceramente, sì signora, giochi di macchine, la visuale da dentro è una figata, a volte però non si riesce a correre forte, eh? Anche in assetto corsa, la corsa competizione che è stato fatto per PlayStation 5, tra l'altro correvo sempre da dentro perché la visuale quella dove corrono veramente i piloti, quindi effettivamente la visuale dei piloti è quella da dentro, non è che possono decidere di guidare dal muso della macchina o questa visuale qui che è bella che vedi la strada o dal muso, però diciamo che questa qua dal muso è quella più che si riesce a vedere meglio e andare più forte per me, poi magari non è grande Marco Drums, ciao amici, proviamo un po' di cose stasera, facciamo una bella sardegnetta, andiamo a comprare la Ford GT. Allora, prima farmava anche mia moglie Carla e Leonardo, mio figlio, di giorno, e avevo un sacco di soldi. Adesso per vari impegni, il lavoro, la scuola, hanno cambiato la pista, devono fare questa qui e non mi stanno farmando più, infatti come vedete non ho tantissimi soldi, eh? Sono sempre un po' impiccato anche con i soldi. E le macchine le ho comprate quasi tutte, me ne mancano 22 se non sbaglio. Prendendo la Ford GT stasera o domani, perché vediamo un attimo se riusciamo a prendere stasera o domani, sono solo le 9:30, però dovrei fare 2-3 Sardegna come minimo per prenderla subito. Invece volevo fare anche magari la prova della patente, qualche prova sul circuito, non lo so, vediamo, perché questa pista Carla non, e questa macchina non gli piace. Quindi quando a Carla non gli piace una pista e una macchina è dura. Ah, dobbiamo fare anche il biglietto, il caffè. Hanno fatto 3 nuove. Sì, l'altra gli piaceva e lo faceva volentieri. Quando non gli piace non. Beh, tutti hanno delle macchine preferite, eh. Ciao amici di Twitch, grandissimi. E amiche, grandi. Benvenuti, buona serata a tutti, buon sabato. Siamo Sardegna, andiamo a prenderci un po' di soldini. Gara con la McLaren, BMW. Superiamo questa. Quasi gli andavo addosso, raga. Miticoin, ragazzi. Uè, Lucas! Grande! Vai a ammazzare il Predator! Allora ragazzi, dovete capire che Lucas, il grandissimo Lucas, mio amico, lui è un grande in Predator. Se vi piace il gioco Predator, iscrivetevi al suo canale, andate a vederlo perché fa delle mega giocate a Predator, che è un bel gioco tra l'altro, eh? E sono stati aggiunti anche nuovi contenuti, raga, se vi interessa. Comunque, se volete vedere un po' com'è, andate a trovare il mio amico Lucas che viene sempre dentro a salutarci, grandissimo. Tra l'altro ha pure preso la webcam, quindi le sue live adesso sono diventate di qualità. Ho toccato dentro la bandiera del tipo, sicuramente gli si è preso una legnata sulle mani anche questo. Wow! Vedi, lo sapevo, ti conosco amico Lucas. E conosco anche il tuo amore che hai per le Volkswagen Golf. E infatti ti avevo dedicato 2 Volkswagen Golf comprate per te proprio. Allora oggi Lucas ho fatto dei bei record sullo sport, che è la disciplina dell'online con le gare. Diciamo che Carla e Marco, bella lì.
Grande, grande. Carla ritorna domani, ragazzi, quindi tranquilli che poi tornerà a giocare. Sicuramente domani no, perché si spara un po' di ore di macchina reali. Anche se con la nostra macchina non è che ci si stanca tanto, ma non credo che giocherà domani. Si ritornerà operativi in settimana. In settimana. Poi con Loki, con Morris, vogliamo portare anche Roller Champions. È stata divertente la serata che abbiamo fatto a Roller Champions. C'era anche Loki, c'era anche... Beh, se volete entrare a Roller Champions, ragazzi, basta che lo scaricate, è gratuito, lo trovate sullo store. E ci facciamo rotazione, se siamo in tanti fa una partita a testa, ok raga? Quindi se volete scaricarvi Roller Champion e giocare insieme a me e andare in live, scaricatelo e ci mettiamo d'accordo. Mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale, dai che arriviamo a 570 follower, raga. Dai dai dai, bevi, vedo un bevi. 3 minuti fa, della Giulia, dopo bevo, non c'ho da bere. Ah sì, in realtà ce l'ho lì. Ce l'ho lì e bevo adesso, aspetta. Dovete capire, amici, se siete arrivati adesso, che Marco Drums sono i Mythicoin, sono la nuova moneta del futuro. Potete usarli per movimentare la chat, farmi bere un goccio d'acqua frizzantella o farmi pettinare con il mitico pettine verde, ragazzi, perché bisogna sempre sempre stare pettinati, sempre pettinati, eh? Dai, abbiamo quasi finito la gara. Grande Giuli. Questi sono tutti i link, amici miei, del merchandising di YouTube e di Facebook. No, di YouTube, di Twitch. Perché quelli di Facebook, Instagram, Twitter non ci sono. Poi avevo fatto anche i QR, raga, i QR code per iscrivervi al canale, così vi faceva portare velocemente senza cercare il canale, però posso metterlo nell'altra versione con OBS, ma OBS non mi sta funzionando giusto, quindi sono ritornato sulla Play. È una cosa incredibile, amici, che con 500 euro di PlayStation 5 faccio andare un gioco in 4K HDR, adesso anche VRR, con i controller quindi del volante, controller live attiva, video, webcam, party, chat, tutto in tempo reale con 500 euro per fare soltanto la condivisione di un video, quindi non sta elaborando il computer il gioco, eh? Solo un video in entrata, mettere due grafiche stupide, una webcam e un audio, un computer da 1200 euro non ce la fa. Fate voi che tirate voi le conclusioni, perché le mie sono brutte come tipologia di conclusioni verso il mondo PC. Dopo chiaramente con 4000 euro fai l'era di Dio, grazie al cavolino di Bruxelles, perché con 4000 euro 4000 euro sono 7530. Sono 8 console. Eh sì, 8 console. Stiamo quasi arrivando alla conclusione della gara. Che casino. Oh! Quella brutta Camaro. Sono tutti doppiati, eh? Le bandiere sono vostre.
Ciao amici e amiche, come state? Non sento più Loki. Grazie Giuli. Comunque ce n'è parecchie di giri da fare con la Sardegna e per 700.000 euro, eh. Non è uno scherzo. Ciao, ciao mamma, buonanotte. Ma che l'ho toccato dentro, scusami Kaburun. Ma levati adesso. Voglio proprio vedere a fare un 2-3 volte la prova della pista se riusciamo. Dell'ultima patente. Perché l'ultima patente mi sta facendo dannare, ragazzi. Lo fate tutte a oro, ma l'ultima patente è davvero triste. È davvero triste perché non si può sbagliare nulla, comunque se non vai forte non arrivi a fare l'oro e per andare forte bisogna rischiare vuol dire tipo qua adesso, vedete, ho rischiato non è vero, adesso non ho rischiato, adesso ho sbagliato. Faccio vedere un po' anche da fuori la mitica BMW. Dai che siamo all'ultimo giro. Ultimo giro di Sardegna. Vediamola da dentro. Io e la Mazda ci diamo paga. Allora, questa macchina, come voi vedete, tira giù la manina destra lui perché è vecchia e quindi va a mettere la marcia. Io ho anche il cambio, raga, cambio proprio, oltre a quello sequenziale. Ciao Sharder, amico mio, ah che bello, sei arrivato amico, ah grazie Giuli. Allora Sharderino, un sacco di robe da fare, ci facciamo un online, ragazzi. È arrivato l'amico Sharder Marco, che è il livreatore ufficiale di Marco Drums Games Channel, fa di quelle livree assurde. Dai Loki, grandissimo Loki, dai che ci corre. Ci facciamo un bel online, raghi, dai che andiamo a vincere. Ciao Willis, grandissimo. Grandissimo, ciao Willis, mitico Lord. Ciao ragazzi, bella lì. E sulle note di volare Marco Drums sulla pista con 725.000 euro, ancora non abbiamo soldi per comprare la Ford GT, non ce l'abbiamo ancora i soldi, ragazzi. Mamma mia che circuito, guardate che belle le livree nuove di Marco Drums sulla McLaren BMW, McLaren BMW GR1, bellissima. Ok, facciamo il torneo settimana e arrivo subito, faccio il torneo settimanale. Ok guys, sì, tanto faccio, proverò a fare qualcos'altro.
Che gara è questa qua? Ah, quella che devo fare adesso. Ok, arrivo. Sì, vai pure con calma perché lui deve fare la gara settimanale e io devo fare questa qua. Allora, aspetta. Sì, da corsa morbide 20 giri. Ah no, 8 giri. No, no, mettiamole dure. Da corsa dure. Ok. Ciao amici GR1 prototipi, 8 giri con la Mazda LM55 VGT GR1, raga. Mettiamo consumo di benzina massimo. Allora, da dentro la Mazda è un casino. Ah, ho capito qual è la pista. Ho capito qual è. Mamma mia. Che schifo di pista. Mi voglio veramente far fare 8 giri di questa pista. C'è l'asfalto drucciolevole, sdrucciolevole, sdrucciolevole. Adesso me la devo ricordare perché. Ecco, eccola là. Me la devo ricordare, raga, non me la ricordo più tanto bene. L'ho fatta un paio di volte, ma è una di quelle piste che mi sta un po' sulle scatoline. Adesso ho messo la pista, almeno mi ricorda. Vai. Anche perché ragazzi dovete capire che ogni pista che fate. Nello! Certo Nello! Adesso faccio questa, provo un attimo sciardere Loki e io e te. La 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 bella Nello, Sciarderino poi fa la lobby. Absolutely lobby. Diciamo che questa pista qua per ste GR1 non è il top, eh. Mi devo riprendere dal giro. Oh Madonna. Va che roba. Chi se la ricorda sta pista? Adesso dovrebbe rientrare nel giro di quell'altra perché cambia soltanto la parte finale, penso, eh. Strada sdrucciolevole. Sdrucciolevole, Giuli. Bella lì, raga. Allora, Sciarderino, fai tu la lobby, intanto entra Nello, poi quando finisce la gara settimanale Loki e finisco io questo e arrivo. Beh, per fortuna che almeno un rettilineo c'è ed è anche bello lunghetto. Diciamo che anche le altre sono belle toste come macchinette, eh. Non sono proprio dei catorci. La regola non è ancora finito un giro, eh. Scusami, basta che non vai sullo sterrato, che non sono un tosaerba. Mamma mia, arrivano le zanzare, raga. La cosa più assurda non è il caldo, ma le zanzare per me. E quanto dura sto giro? Fatemi capire, 77 minuti. Dovrebbe essere l'inizio, eh? Vediamo. Mamma mia, 3 minuti e mezzo. Ma anche loro, eh? Anche loro, mi vengono addosso, eh? Oh, che mi uccide il caldo. No, io ho le zanzare. Madonna! Anche gli altri sono andati contro il muro però, eh. Devo anche vedere alla fine. Ah, oh, caspiterina! Qui sono belle toste le curve all'inizio, eh.
Il problema di ste macchine che viaggiano davvero tanto, raga, è che viaggiano davvero tanto. Quindi sono su in un attimo a velocità folli. E anche frenare, ci vuole il tempo. Che legnate che dà. Il mio fischiettare. Una canzone che non si può cantare per copyright alla mitica Julie. 1,50, 4 secondi meno. Adesso bisogna frenare. 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 Oh. Accelerare. Oh. Bella. Eh sì, magari. Questo è il pezzo dritto, eh. Devo ricordarmelo e qui stanno viaggiando, ragazzi. Io sono al secondo giro, ho beccato solo il tredicesimo, eh. Se non mi do una mossa. Caspita, ancora mi ha fregato sta curva. Sono belle veloci tra l'altro. Sì, sì, Cianello Lord, grande Lord. Lord. Fatto salutato Lord, sì. Ciao Lord. Caspita, e quando li prendo io? 9 secondi e il 12. Boh. Grazie, grazie Lord. Grazie mille. Avere un Lord dentro tra i miei iscritti fa solo che piacere, amico mio. Lord Jumbo. Guarda qua che frenata che devo fare. Dai, ma gira! Cioè, non è che questa macchina va piano, eh? Cioè, fammi capire. Sì, bello e bello. Ma porca. Dai, niente, qua, questa è andata. Porca miseria. Sì, ma dovrebbe andare sta macchina. Come faccio a non prenderli? Incredibile, oh. Cioè, ma vanno anche. Grazie ragazzi nuovi. Sì, sì, sì. Babbo Natale ti dà tanti doni. Nel cuore. Quando cominciano a fare così anche le gare, raga. Porca miseria.
Siamo quando li prendo, cioè io vado 280 all'ora, loro quanto vanno? Primo. Secondo, io le curve, a parte qualcuno, bam bam! Cioè Willis, non riesco a capire quando li prendo questi qua. Poi non frena sta macchina. Dici Loki? L'altra ho vinta con questa, eh. Bere. Ah! Dici che è lenta? Cioè io non lo so. Non ci caviamo un ragno dal buco. Eppure quell'altra che ho fatto l'ho fatto con questo. Grande Loki, grande Willis. Eppure l'ho fatta con questa. Un'auto leggendaria. Allora, prima di tutto 9,50 o inferiore, 1.003 cavalli. Qual è che ce l'ho tutte io? Vabbè, le leggendarie non proprio tutte. Qual è che stai dicendo? Qual è? Quella non andava niente male. Non dirmi la Tomahawk. Arrivavi un po' fortarellino in staccata. Sì. Hai ragione. La Mazda con la livrea. La Mazda con la livrea arancione. Perché sono impiccato con quella macchina lì. Willis. Questa, la ibrida. GR1. Quello hai ragione. sì. Tu dici? Non è quella. E qual è che è? Ma era, io ce l'avevo, l'hai vista adesso? Questa frena, raga, però. Questa sta frenando. Vediamo un attimo se riusciamo. Il frenatore. Dimmi la 300 se frena. Sì, effettivamente. A 150 frenano tutte, eh? Willis. Beh, insomma, frena un cazzo. Ah mio Dio, quel cesso lì, davvero? Oh signore, se posso non usarla. Vediamo se questa va. Questa sta viaggiando comunque, li sto prendendo, eh. Butta giù i piedi. È vero. Allora, questa Loki sta frenando però, eh. Tra l'altro dovrei comprare anche la nuova Toyota, quella del 2022. L'avete visto che è uscita fuori con l'ultimo aggiornamento? 3 milioni. Perché prima volevo comprare la telepatia. Caspita. Beh, frenare frena però, raga. Caspita, qui è quasi come Formula 1, il cambio marcia. Sì, no, l'ho usato quel rottame lì, l'ho usato. No, non mi sono proprio divertito, ti dico la verità. Ah, c'è la Tomahawk che ci corre contro, eh.
Beh, questa è un chiodo, raga, eh. Guarda, va, va, va. Qui con quell'altra uscivo fuori. No, con la Mazda è improponibile. Guarda, guarda, guarda. E... oh, questo qua mi sta un po' sul cavolo, eh. Jong. Marco, non riesco a leggere, raga. Sapete quando ci sono le piste e le macchine veloci, un pelo di fatica a leggervi la faccia. Infatti c'è sempre Carla che mi dà una mano. Dai, dai, questi me li mangio. Dai che arrivo su Sbillo. E beh, come io oggi. Grande, ciao amore mio. Guarda su Swillo come lo mangiamo! Lo sverniciamo, raga? Gli sverniciamo la livrea, quest'Audi? Così impara? Eccola qui, quella che dici tu, Loki. Questa. Ah no, questa è l'altra. Questa è l'altra, questa è la Carsonic, quella della... c'era la Mazda e la Nissan. La R92 CP del 92. Anche quella è questa tipologia di auto. No, ho sbagliato, raga. Questa me la sono giocata malissimo. Devo rifar tutto con la curva lì. Sì. Devo rifare tutto. Per fortuna che è Gallo e lo conosco. Come non l'hai seguito quello Willis, Giulio? È fortissimo Willis. No, 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 tanto la PlayStation 5 non te la compro, quindi puoi anche evitare. Riesco a leggere le cavolate. Le cavolate le leggo, raga. Oh, amici miei, benvenuti. Marco Drums, sabato pomeriggio contro i cosi. No, no, forte, forte, Willy, sei un grande. Hai fatto di quelle giocate pazzesche quando vengo a vederti. A Fortnite che sei troppo forte. Quella volta là del carro armato me la ricordo ancora, è stata mitica. Oh, mia moto, frena! Frena, Grandiz! Oh, bravi, vai! Sì, 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 sì! Patacca! Guarda qui, destra, sinistra. Come una libellula, ragazzi, con questa... era una Toyota questa qui o ho preso l'Audi? Non mi ricordo neanche che macchina ho preso. La PlayStation 5 ce l'ha Marco Drums e venite a vedere il suo canale così vedete una PlayStation 5 come viaggia. Su Svilo lì è dietro, ragazzi. Bisogna stare un po' schisci. Oh, mamma mia, sto sudando, raga, è solo il secondo giro. 33 trentini entravano a 30 tutti e tre trombettando. Marco Drums è il più forte del mondo. Hai visto che ti ho letto e ho completato. Dai, compraci qualcosa, assolutamente vi compro un sacco di abbracci e baci. Voi fate gli abbonamenti, i bits e tutto quant'altro, le donatazioni. Le donatazioni è bellissimo. Ho aperto la donazione per il canale di Marco Drums, così si compra una barca. Non so perché, ragazzi, la barca, però ogni volta che qualcuno frega dei soldi da qualche parte si comprano le barche. Eh sì. Guarda, sono così materiale che la gara la sto facendo sullo spazio. Sullo space. Dead Space. Allora, ragazzi, gli ho dato paga con questa macchina.
Quindi effettivamente ha ragione Loki che quella Mazda è bella, funza bene, quella leggendaria, ma anche la Calsonic sopra la campa, la pampa rampa, sotto la pampa, Marco Drums campa. Campa di follower Marco Drums. Qui è un po' come la Formula 1, raga, eh. No, no, no. Raga, qui non si compra nulla. Qui voi dovete comprare, c'è il merchandising, c'è un sacco di roba. Oh, ragazzi, volete comprare magliette, cappellini, tazze, porta cellulari, borotalco, posso vendervi anche il borotalco. Ha un sacco di soldi il borotalco, lo vendo. Il borotalco che usa Marco Drums Games Channel. Ve lo mando con l'etichetta attaccata su con lo scotch. Non togliete mai lo scotch, l'etichetta che vi manda Marco per vedere la marca che c'è sotto il borotalco. Allora, dentro sta macchina è improponibile. Adesso ve la faccio vedere. Ma anche voi, bandiere Co. Guardate dentro come si vede sta macchina. Guardate dentro come si vede sta macchina, raga. Improponibile. Come fanno loro a guidare sta macchina? Non compro niente. Guarda, vendo barattoli di sudore di Marco Drums durante le patenti, fatti dalle patenti. Barattoli di sudore, eh? Non mi piacciono gli anarchici qua dentro, li butto fuori subito, eh? Ecco, ecco, dai. Vediamo quanti ne dobbiamo buttare fuori. Guardate che meraviglia di macchina, 7-8, ma sconsuma questa macchina o va a aria? Non era 7 anche prima, raga? Cioè, questo ha fatto 4 giri e sempre 7 è. Oh, 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 distrazione. Mi sono distratto un attimo, colpa di Alfredo. Guarda, oh, dentro ragazzi è improponibile, eh? Sì, sì, ad aria, ad aria. Sciarderino, oh mio Dio, tutte le livree fatte per nulla, amico mio. E tante, tante altre da fare anche. Ma tu, Sciarderino, una livrea per questa macchina qua, cosa faresti? Sì, infatti, dalle stupidate che state scrivendo. Dai che siamo quasi rettilineo ancora. Va talmente su di marcia di giri. Che legnate che da qua. Che legnate che dà sta macchinina. Io vorrei anche farla da dentro, raga, ma è improponibile. Cioè, non si vede nulla. Quando poi c'è davanti. Sì, infatti, non va bene. Non va bene, raga, è sabato sera, ci si diverte, non ci si fa gli anarchici. Guarda qui.
Ragazzi, un po' di rispetto per chi sta rischiando la vita a 350 all'ora. Ciao Ryan! Sì Ryan! È il 42, amico mio, te ne sei accorto? Ah, grande Ryan! Ti sei accorto che era il caffè 42? Grandissimo! Sono difficili, vero? C'è 100.000 punti tutti storti, Cosmo. Eh? Come faccio a mutarmi 200 all'ora? Ok? Allora, sono Babbo, no, quella di Babbo Natale è una storia che deve arrivare solo a novembre. Prima non voglio sentire di Babbo Natale. Non ho capito, scusami Ryan, perché stava parlando mio figlio. Che cosa hai scritto? Se puoi riscrivermelo per cortesia, perché non ho neanche il tempo, ho solo il tempo di pettinarmi sul dritto. Porca miseria. Poi sono reduce di la live di venerdì, giovedì, che non farò mai più, di 12 ore, non perché non è andata bene, ma perché per la pista, le gare qua sono toste, sì, ah, ok, vabbè, si parla di Babbo Natale a novembre, cosa si vuole di regalo, poi è chiaro che arriva al 22 dicembre per i bambini cattivi e il 24 arriva per i bambini buoni. Arriva solo carbone. Sì Ryan, questo è tosto, ma se è questa macchina qui, sinceramente la sto facendo easy, eh. Anche se comunque ragazzi sono dietro, eh. Non è che è tanto easy, eh. Più che altro riesco 5 giri, 6, va bene, dai. La vinco perché non devo entrare a far benzina, è troppo. Questa qui è la ibrida, eh. Ma cos'è che è? Che non mi ricordo più, è l'Audi o la Porsche? Che non mi ricordo più. Sì, mappa 6 con 0 stop, esattamente Ryan. Tosta, no, 12 ore è veramente tosta. Cioè, voi ridete e scherzate, ma a stare sulla pista, concentrato, fare le curve giuste, poi con l'online che era ancora di più, è troppe ore di fila. Troppe ore di fila, venerdì sono stato anche abbastanza male. Comunque oggi c'ho mal di testa e cervicale, quindi non, no, mai più. Però vabbè, chiaramente non è che gioco poco, eh. È solo lo stacco, no? Dover stare sempre qui, cioè seduto, ok, sono seduto, non fai niente, ma non poterti alzare con le mans dopo due ore, esatto, bravi ragazzi, avete capito, no? Cioè, quindi ho voluto testare, ma non tanto per vedere un po' come funziona Twitch, no? Perché chiaramente chi cacchio la fa 12 ore di fila? Tanto ne faccio 2-3 al pomeriggio e 3 alla sera, sono 6 ore già normalmente, no? Quindi non è un problema giocare anche per così tanto, io lo faccio, cioè. Ma è proprio la questione di stare nello stesso posto, non poterti alzare, continuare a parlare, rispondere alla gente che entrava, è stata veramente tosta. Poi anche l'online, non è che io non voglio fare l'online e giocare con voi, ma l'online è tosto. Uno dice, vabbè, giochi contro il computer online uguale, no, non è vero. Qui sbaglio, vado contro un muro, non me ne frega niente. Nell'online un po' ti rode, no? Perché vuoi sempre comunque andare forte, diciamo, no? Poi c'è la gara, devi stare attento ad andare addosso e tante altre cose, no, raga? Quindi, sinceramente è stata tosta. Poi tra l'altro oggi ho comprato per PC Euro Truck Simulator
perché sono riuscito a overclockare un po' il mio portatile, a farlo andare un po' di più, anche se comunque con OBS non riesce comunque a stargli dietro alle immagini. E ho giocato un po' Euro Truck Simulator col volante, col PC, però non essendo proprio fluidissimo, perché ci vuole comunque una bestia anche per far girare un gioco di 7 anni fa, assurdi sti PC, veramente, e c'era una motivazione perché sono passato a console, un po' mi fa un po' venire un mal di testa, che è quello strano. C'è anche, si chiama proprio così, quella shock fitness, me l'aveva detto uno come si chiama sta roba qua che viene per le immagini, che viene sta specie di roba di epilessia, buona roba. Comunque, diventando vecchio, devo anche andare a farmi vedere la vista. Ci vedo benissimo, ma probabilmente magari un pelino di calo, magari da mettere un occhialino. Comunque adesso un po' gli ho dato un po' di paga, eh. Gli ho dato un po' di paga a Ryan. Perfetta. Di sotto no problema. No problema. Il problema è il cervello. Allora, devo stare a destra o a sinistra? Dipende, se siamo in Italia devo stare a destra, se siamo a sinistra siamo in Inghilterra. Mi ha suonato il telefono. Oh, guarda. Beh, anche giocare troppo, raga. Poi quando vai in strada fai tipo la carreggiata è tutta tua e non è una cosa piacevole quando poi arrivano gli altri dall'altra parte. C'è una zanzara che mi sta massacrando, vi dico la verità. Allora, mancano 5 giri. Questa macchina non consuma nulla, raga. Nulla. Fosforo. Semplicemente fosforo. Per farmi ricordare tutto, mia cara amica, fammi un bel modifico di 100.000 euro, poi vedi quando mi ricordo le cose. Altro che il fosforo. Qui a volte si dimentica. Allora, la prima con la Mazda, ragazzi, è stata veramente... Com'è che si chiama il programma con l'americano che cantano lì? The Sings. Alla, vedi le cazzate, raga? Vedi che stupidaggini che mi fanno sbagliare e non sono più primo? Non lo so. Anello, non lo so, perché qua se va a finire male sta gara qui me la devo rifare. Speriamo proprio che non finisca male. Ho perso concentrazione e non va bene. Va com'è andato? 5 mi ha dato. Impossibile, no. Prestare attenzione, raga. No, ho perso... Eh sì, ragazzi, però non va proprio bene. Non posso perdere adesso. Sta recuperando quel bagarospo, sì, 4. Dai che è lì. Dai che devo recuperare, ragazzi. Gomme a metà, quindi un po'. È vero che tengono un po' meno, ma da più di potenza, perché sennò non ce la faccio. Diamo anche 3.
Qui è pezzo dritto, eh? Facciamo a 3. Perché dovrei prenderlo adesso. Ah, Izzalle. Che mezzo ha? Non è che la Mazda mia di prima? No, ah, la Toma. Beh, la Toma, raga. La Toma è una bestia, che lei non scherza assolutamente niente. Porca! Non posso leggere la vostra chat, raga, davvero, non posso leggerla. Se no vi devo rifare tutta la gara. Scusate, ma... Non entra i box. Niente, vi devo fare l'ultimo giro a fuoco. Qui, adesso con la mappatura all'1. Eccolo, lo sapevo che ho tirato lungo la staccata che arrivava, che la curva lì è improponibile, raga. Oh, guarda! Ancora! Porca loca! Questo punto qui è terribile, ma non ho più le gomme. Vedete come devo frenare tanto? Lui probabilmente le ha cambiate. Ma che roba, va! Caraca. Ti sono dietro, Izzal. Adesso c'è quella bella tosta. Ok guys, gli diamo via? Gli diamo un po' di paghetta? Gli diamo la paga settimanale? Dai, me lo son bruciato. Se non sbaglio nulla, Charder, aveva detto prima Nello che mappa facciamo. Non ha più risposto Nello, quindi non saprei dirti che mappa vuol fare Charder online. E non ha neanche scritto Locky se viene dentro anche lui a fare un bel onlineino, ragazzi. Dai che andiamo a vincere. È dietro, ma lo freghiamo. Oh, mamma mia, ragazzi, che roba, che roba, che gara, che tensione. Ah, la 919 ibrida qui della Porsche, ragazzi, grazie Giulia, mio Dio. Davvero, Giulia?
Che roba, paga pochissimo ste gare però, eh. Caspita. Allora, Loki ha finito. Sharder non si fa più vivo, non so che cosa sta facendo, se sta facendo livrea, se sta giocando, se sta facendo la lobby, se vuole farla, non so niente. Nello ha chiesto che pista, siamo rimasti così un po'. Grande Willis, gattini, adesso puoi mettere tutti i gattini che vuoi, Willis. Guarda che figata, non avevo neanche notato che siamo partiti un po' col buietto. Oh, quante macchine tutte uguali. Qui ci sono milioni di euro, milioni di euro. Tra l'altro io ho una Porsche fatta da DGM Mori, che non so se voi lo sapete ragazzi, ma sono i torni e i... che tracciato. Oh, ecco che è arrivato. La DGM Mori è la vecchia Mori Seiki, che era una ditta ed è una ditta che fa i migliori torni a controllo numerici, prese, centri di lavoro a controllo numerico, eh. Costano un botto e poi è stata assorbita o comunque è stata integrata nella DGM Mori. DMG Mori, scusate. DMG. Okuma Matata, dice Willis. Penso che voglia dire Okuma Matata. O una pista è Okuma. C'è una pista che si chiama Okuma? Non so. Non saprei, ragazzi. No. No. Proprio no. Io dovrei riuscire a capire che cos'è quelle lucine fighissime che ci sono di fianco a ste macchine, verdi, gialle e rosse. Perché qua non la vedo. Di solito ci sono. Infatti mi chiedo sempre che cosa servono quelle lucine lì. Vabbè, bella, bella, bella. Allora, mamma mia, ci sono le zanzare che mi fanno ammazzare. Okuma è uno dei concorrenti che fanno torni. Ah, gli Okuma! Ah, oh, sì, scusa Willis. Gli Okuma li conosco. No, pensavo che stavi parlando della... sì, crea Sharder, che stavi parlando della pista. Okuma li conosco. Io lavoro con Biglia, che sono italiani, e Dousan. Lavoro con quelli io. Adesso il mio amico ce l'ha un po' tutti. C'è anche quelli della... Ah, grande. Io sono ancora un operaio. Un tornitore, precisamente. Tornitore. Con la qualifica di tornitore. Sono un tornitore. Faccio i pezzi degli aerei, dei treni, delle navi. Quando tutti erano a casa per il Covid, io andavo a lavorare e facevo i raccordi per gli ospedali, per tutti i vari sistemi di ossigenazione, presente quei tubo, quelle silos di ossigeno liquido che ci sono fuori dagli ospedali, tutti congelati, ecco, io faccio anche quei lavori lì. Allora ragazzi, io vorrei comprare questa macchina qui, questa GT40 Mark. Ora assemblo quello che produco, dicevo. Ah, ok, perfetto, grande Willy, grande. Mi si è addormentato addosso a me. Ah, Lord dorme. Novità. Che bella novità che Lord dorme. Hai fatto tipo 50 video su TikTok che il mitico Lord dorme. Io devo fare lo sport, ragazzi. Perché una volta fatta la patente... E sempre mi apre sto video. E sempre mi apre tu video. Toyota Gazoo. Butta acqua fresca. Immobile che hai in casa. Ah, che figata. Questa che cos'è che sarebbe? Oh signor. Penso che non si possa... No, non so che cosa succede. Vabbè, non posso fare sta GT Cup Gazoo. Ciao. Ah, macchina controllo numerico, ma per il legno. Ah, sì, fico. Okuma le conosco. Conosco la marca. Poi c'è un'altra. Ciao Kevin. Marco, ho pubblicato un replay della gara che ho fatto il torneo. Vai, ora spacca.
Devo spaccare i mobili, Willy, scusa, fammi capire. Stavo parlando di mobili col controllo numerico e poi mi dici vai spacca, occhio che è bella, bella questa macchina qui che ha fatto il Costa. Dai, Costa è bravo anche il Costa, eh. Bravo anche il Costantino. È di Reggio Emilia, Costa, il mio amico. Sì, così te li vendo, esatto. Diciamo che a livello spese siamo già a posto su mese. Ah, Buzz Lightyear, mi piace anche questa. Mi piace anche quella di Buzz. Diciamo che quelle mie preferite sono quelle del mitico. Guarda che bellina questa qui, Sharder, dell'amico Costa. Anche lui ha il primo. Sì. Anche lui usa bene i colori. Carina, carina anche questa dell'amico Costantino. Certamente quelle nostre sono nostre, ma Red, vediamo Red. Ma che bellina Red. Bellina anche quella di Red, vediamo un attimo. Mi piace vedere anche le livree degli altri, ragazzi, eh. Tokyo, Tires, Hancock, un sacco di Michelin montati, cioè un po' troppi adesivi di gomme. I cerchio Z ci stanno. Goodyear, cioè adesso tutti i marchi di gomme. Vediamo un pezzettino. Perché adesso dobbiamo andare online, Loki? Charter, tu dimmi quando hai fatto la cosa, hai risolto, poi il fatto di Aerotrack. No, 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 non l'ho neanche visto, Sol. Mi ha talmente mandato un po' in pappa. Uè, amore mio, patata! Ciao Carla, come stai? Come stai, amore? Ciao amore mio, ciao amore. Poco, sono 39 minuti, sì, no, ma guardiamo un tocco. Ah, è quella là, sì, l'ho fatta anch'io oggi. Domani arrivo, amore mio, sì. Mi manchi anche i ragazzi, Carlo, devi venire a fare una garetta. Magari domani no, ma assolutamente alla fine in settimana devi farti una garetta con Sharder, eh. Amore mio, devi riprendere. Esatto, Sharder, vedi? Se per caso fai una piccola live al ritorno, avverti, che se sono in live io e tu sei... Stai tornando, veniamo a vederti, amore. Bragali TV, raga, seguite Bragali TV. Ah, hai creata Sharder, ok. Ah no, qui era già la fine. Vediamo l'ultimo giro di Loki, tanto perché carina, carina la Hugo Boss. Questa è la 900, la Mazda, quella vecchia, eh. Io volevo, anche queste sono le macchine inguidabili dall'interno, raga. Arrivo Sharder, arrivo subito. Dovrebbe arrivare anche Loki e dovrebbe arrivare anche... Ciaone, grande Carla, grande amore mio. Dovrebbe arrivare anche... Oh, raga, non c'ho più memoria, ragazzi. Anche Nello, in teoria. Col cascotto di Marco Drenal, grande Loki! Rimango lei a vederli. Oh, che bello, amore mio. Ci facciamo un po' di online, tata? Loki! Beh, assolutamente. Beh, non farti fuori neanche tutti i giga, amore mio. Ma bisognerebbe vedere quelli lì con i giga illimitati, eh. 100 giga finiscono in un attimo. Da fare i giga illimitati. Bella, 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 Loki! Bella, bella, vediamo il taglio traguardo e andiamo subito online, l'amico Loki. Vittoria, adesso c'è l'ultimo pezzo che io mi dimenticavo sempre. No, 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 è Vittoria, grande Loki, grande Loki, grande, grande. Andiamo subito online. Bravo, bravo Loki, bella garetta, bella garettina. Guardate questo, che bello. Oh là là. Forte. Forte, forte, c'è un sacco di gente che fa roba fighissima. Andiamo subito online, amici. Lobby, 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 lobby. No, 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 no. No, 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 no.
Andiamo online, amici miei. Andiamo online, amici miei. GR3 o 2 dipende se c'è anche. Cos'è? Red Bull Ring? Ah, Red Bull Ring. Sembrava un musical, musical della Disney. Ragazzi, non va una sega. Polifoni, metti a posto sto schifo di online. Tanto sono andato a vedere il mitico Zubituzzo, una scappata. Ok, sessione scaduta. Senti, Marco, stavo divertendo un po' a casseggiare così. Oh! Charderino, eh? Vediamo Charder con la Nissan Nismo. Quindi, ragazzi, GR2. Allora, stiamo vedendo Charder. Ah, Nello, eccolo qua. Ok. Intanto che vediamo un attimo Nello, saluto anche il mitico Lucas, anche lui live. Il mitico Lucas, cerchiamo di star con gli altri. Allora, bello Nello, dai Nello. Quindi GR1 GR2, raga. Via. Ah, non c'è Loki. Ecco qua Loki. Guarda un po' chi esce dal box. Eccolo! Eccolo Loki! Loki 4708 arriva e fa il botto. Arriva e fa un po' di fumello. Dai. Allora, GR2 raga, eh? No, ho sbagliato. Allora, GR2. Dov'è la onda? Denuncia da schiamazzi. Il cantucchiare o il guardare gli altri ragazzi? Allora, dovrebbe essere questa, se non sbaglio, eh? Dovrebbe essere lei. Assolutamente sì.
cantucchiare. Il cantucchiare. Lord dice che è da denuncia, la Giulia, non posso più cantucchiare. Volevo cantucchiare, ma Lord... Quale Nissan? Quale Nissan, amico mio, la tua? Adesso devo guardarla, non ci ho fatto caso. Comunque era bella. Era grigia, bella, bella. Ah, ok, allora se ritira la denuncia, Lordettino, ritira denuncino, così posso canticchiare. Bella, bella, bella Charger. Il bello è che le livree le fanno belle in tanti, ma le tue sono molto particolari. Sono molto particolari, sei molto bravo e la tua impronta. Quindi, mentre prima vedevi il mio amico Costantino, ne faceva tante, tutte diverse una dall'altra, in base a come tira il vento. Ah, Lucas! Hai visto che sono dentro? Sono qui, eh? Tu sei qui, Lucas? Ti sento? Lucas è entrato primo, raga, e sono entrato adesso a trovarlo insieme al grande Zubituzzo. E ce l'ho qua, Lucas. Ti sento, Lucas? Sharderino ha fatto 1.21, eh? Tanto ridi, 1.21 l'ha fatto. Ah, Lucas, grande! Ti ho messo qui sul cellulare di fianco all'orecchio, Lucas, eh? Grandissimo Prime! Il mio amico Lucas è di fianco al mio orecchio, che se urla mi si spacca il tempo. Ragazzi, qui ridiamo e scherziamo. Intanto Loki si è fatto 1.20. Come ha fatto Loki a farlo 1.20? Che macchina hai usato, raga? Mamma mia, oh! C'avete il turbo! Hanno il turbo, raga. Sti ragazzi, eh? Porca miseria. Noi vecchietti che cerchiamo di correre le nostre gare tranquilli, finirle e portare a casa lo stipendio, invece i ragazzi devono sempre dimostrare di essere i più bravi, eh? Guardate che roba, 1.20 addirittura. 1.20 con una GR2. Tanta roba, direi. Oh, grazie Giulio, gentilissima. Dovevi sentirmi suonare la batteria, là ero veramente bravo, Giulia. Magari prima o poi ricomincerò, ragazzi, e con la storia del always live, in live, magari farò anche cose incredibili. Perché mi parte via? Perché mi parte via? Perché mi parte via? Anch'io, amica mia, però bisogna avere troppe cose, bisogna avere una stanza insonorizzata che ormai è diventata stanza di mio figlio, bisogna avere tempo per suonare, bisogna avere tanto spazio, bisogna avere tante tante cose. Sharderino ha fatto un bel record, si stanno tirando le pappine lì davanti. Intanto Marco è ultimo! Amonin Picciotti!
Madonna! 1.18! Che cazzo avete fatto, raga? Cioè, manco a tagliare così da Sgrizzer, credo si possa fare 1.18. Cioè, se non freno, Charder, quanti giri hai fatto? Non riesco a migliorarvi, raga. Madonna, cioè 1.23, raga, 8 giri col carburante, col carburante. Fammi finire sto giro, poi avvia per me. Penso che anche per Nello vada bene. Non riesco a starvi dietro, raga, stasera. Siete troppo veloci. Ma the show must go on, raga, the show must go on. Senza cosa, amico mio? Ah, senza carburante. Orca, allora quindi ho perso. Va bene, dai. Allora, ragazzi, non c'è speranze. Allora, aspetta prima di partire che almeno metto le gomme morbide. Che tanto non so neanche se l'ho messo su o no. Madonna! 1.22, dai, niente, niente, niente. Nulla, nulla da fare, nulla da fare. Anzi, facciamo una cosa, perché poi dopo parte la gara. Ah! Cioè, io della NSX. Ma no, ma questa è quella di Bragali. Porca miseria, aspetta, aspetta, prima di partire. Questa è quella di mia moglie, è questa la mia. Vabbè, fa niente, dai, allora. Morbide, morbide. Quindi, se vuoi, quando vuoi partire, se vuoi farmi fare un giro. Avevo le gomme schifose. Madonna, come fastidioso.
Scusa Sharder, è il mio giro buono. Scusa Sharder. Beh, oddio, Nello, non ti va mai bene niente, non so cosa dirti, sinceramente. Chi taglia le curve? Cioè, non so più cosa dirti, l'altra volta ti sono venuti addosso, e poi... E qui, e poi... Chi taglia le curve? Come si fa a tagliare le curve? Spiegamelo che le taglio anch'io. Cioè, sto facendo tempi assurdi e non... Davvero, non... Chi taglia le curve? Dove? Guarda, guarda come mi va via con le gomme. Con le gomme, tu. Cioè... Non lo so, ragazzi, sono gare, ma prendetele per quello che sono. Ridi e scherza, Nello. Cioè, porca miseria. Davvero, c'è sempre un problema quando corri tu. Cioè, non voglio insegnare niente a nessuno, ma cazzo, ma che palle, oh, davvero. Ma dove si taglia? Perché tagli un po' sul cordolo? Cioè, quindi se io qua sbaglio e vado qui per dire ho tagliato, non lo so, non mi dà il coso, Nello, non riesco a capire sinceramente, davvero. A volte mi passa la voglia di giocare online, vi giuro. Mi passa la voglia e voglio giocare solo offline. Già si fa fatica a giocare. Caspita. È come andare sul vetro con sta macchina, non riesco a... Cordolo, seconda, cordolo, non sbattere. Basta, non ce la faccio più. Iniziamo, raga. Mamma mia, che caldo. Per me si può avviare. Sì, vai. No, ma... Cioè, è terribile, non riesco a capire più perché con questa macchina, che era la mia top... Cioè, capito? Non riesco a capire perché la mia macchina, che era la top, è diventata un cesso che non riesco a tenere in strada. Cioè, non riesco a capire se con le gomme morbide o devo mettere un settaggio, ma se poi giochiamo senza settaggi, poi mi ritrovo così con questa macchina che se ne va dove vuole andare lei. Invece io con la NSX mi sono sempre trovato benissimo proprio.
Sono stanco, raga, vi dico la verità. Grande Lord, mi scuso anch'io per qualcosa che non so. Scusa, scusa, non t'ho visto Loki. Ah, che cavolata. Non riesco a tenere la strada, non riesco a tenere la strada sta macchina. Va troppo. Con l'online che mi fa vedere Loki che sculetta, non è proprio tanto facile prendere anche le distanze, eh? Cioè non riesco a capire davvero perché non sistemano questo fattore. Uno può andare a giocare online con uno che mi va a destra e a sinistra così come sta facendo per dire Loki, raga, cioè non è fattibile, non puoi andare lì proprio preciso. Scusa Loki, perché hai frenato così tanto, amico? Scusa. Cioè, ma mi freni così tanto in curva? Dai, Loki! Vieni, muoviti! Loki! Vai! Perché hai frenato così tanto, Loki? Devi spiegarmelo poi. Perché hai frenato così tanto? Cioè... Ma l'hai visto come ha frenato? Sarà l'online sicuro, eh? Non è possibile che ha frenato così tanto in quella curva lì, non è fattibile proprio. E sicuramente adesso me lo inculo ancora perché... Guarda. Cioè, è possibile che lui ha frenato così tanto e io non ho frenato? Non è possibile. È l'online che non fa vedere le cose giuste. Per forza. Ma è una questione diversa, vedi qua tipo adesso, guarda come hai frenato, cioè... No, ho sbagliato, sbaglia sempre chi ti viene nel culo, quindi scusa, infatti sono stato a aspettarti, però guarda, non so se adesso riesci a vederlo, vabbè tu come fai a vedere la live, però... Hai proprio frenato, ma in una maniera anomala in quella curva. Vedi? Vedi come freni in maniera anomala? Dai, è l'online, cioè. Ma poi io davvero, ragazzi, è una cosa incredibile che non riesco a capire perché queste gomme non mi tengono. Va. Ma come scivola? Sì, davvero Lord, incredibile. Anche secondo me è una questione dell'online, raga, perché anche con file gli altri è difficile che ti dice che è dietro nell'angolino e tu non lo vedi perché va tutto storto, capito? Cioè qui si frena appena si butta in terza, poi si dà dentro,
poi chi va un po' più veloce, chi va un po' meno, ma se si ha le macchine più o meno simili è questo che bisogna fare, non è che si può inventarsi il mondo sulle piste. Poi c'è la macchina che tiene di più e quella che tiene magari un po' meno, ma cioè, capito, ho fatto anche il record della pista, non è che non so andare su sta pista e non sto tagliando niente, però se l'online mi fa vedere una macchina che va tutta storta e che mi frena a metà, invece poi magari era lì normale e me la inculo perché solo è una questione del puro online che non va tanto bene. Infatti tanti si sono spostati su Gran Turismo Sport, ragazzi, e io non riesco a capire perché Polifoni non mette a posto questa problematica prima che si svuotino i server, sinceramente. Dovrebbero sistemarla subito invece delle stupidate di togliere la Tomahawk per farmare o quelle cose lì, no? Si butta in terza, si scala un po', si parzializza e via di gas. Si scala un pelino, massimo butti giù in terza, di gas, pieno di gas, cordolo cordolo, si butta giù una marcia, si butta giù un'altra. Qui è tutto in pista, raga, eh. Eccolo là, Shard. Vediamo, passarlo sicuramente no, vediamo se riusciamo a prenderlo. Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, grandissime. Ben arrivati sul canale di Marco Drums, sabato sera. Un po' di macchine e online insieme agli amici. C'è la ciabatta che scivola. Solo avevamo qualche giro in più, facile che lo beccavo. Shard là in fondo, lo vedete? Sta facendo la curva adesso. Ma sì, ma anch'io sono andato addosso a Loki, Giuli, e quando abbiamo giocato domenica, no, quando era giovedì del coso, anche Phil, oppure Pelé o l'altro ragazzo mi veniva addosso. Ma secondo me non è che uno ti viene addosso perché non siamo nell'online che la prima curva ti vengono addosso apposta. Probabilmente sono piccoli ritardi dell'online che non va bene, sinceramente, e tu vai addosso alla gente per quello, capito? Anche lì Phil che diceva che ce l'avevo dietro. E cazzarola, a parte che l'online non mi diceva nulla. Poi, io capisco quello che dice Phil, ma se tu mi stai dietro, tu sei dietro, non è che io devo guardare quelli che stanno dietro dove sono. Io faccio la mia gara, se tu sei dietro devi stare attento tu. Grande! È un errore del ritardo, assolutamente, assolutamente. Da 15 secondi sono arrivato a 7. Bravo Sharder, grande Loki. Bella, bella gara, bella gara, bella gara, bella, 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 mi è piaciuta un sacco, raga. E adesso dobbiamo aspettare 2 minuti e 34 che arriva Loki, perché mi sembra di averlo visto in giro a bombazza.
17.000 per un'ora di gioco, ragazzi. Lo faccio solo perché siete miei amici, perché adesso avrei avuto 100.000 milioni di euro. Allora, ragazzi, è stata bella Sharder e Loki. Vado un attimino a fare un po' di offline, ragazzi, scusatemi, ma almeno facciamo il caffè, lo faccio io, mi sto rilassando dopo 20 notti di torneo settimanale. È vero, è vero, è vero, Loki. Ma era oggi o non ricordo nulla? Quando è che dovevi fare quella roba, Loki, che mi dicevi? Di drift? Era oggi? No, domani, domani. Bella, bella Sharder, sai che a me piace sempre fare le garozze con te. Ah, questa era quella che abbiamo fatto oggi, raga. Vediamo con questa macchina com'è. Quella che ho fatto con la BMW. E con la... Che tra l'altro Andrea poi è andato a fare la gara ma non è più tornato. Ah, bravo. Ah, l'altro giorno era, scusami. Figurati. Ah, grande, grande Loki. Il nostro mitico driftatore Loki, ragazzi, fa parte del team di Marco Transgame. Lui fa parte del suo team, poi viene a correre in derapata per Marco Drums Games. Grandissimo Loki, bravissimo, bravissimo. Dopo Sharder ti scrivo una cosa su WhatsApp. Oh, ah, perché è uscito questo qua, cioè è anche qua. Oh, cioè vedi Giuli, cioè frenano tutti all'ultimo. Io ho i riflessi di un bradipo, ragazzi, non potete frenarmi in un punto dove non dovete frenare, perché non ci sto dentro, mi vengo addosso. Cioè, capito, già uno sa... Allora io sono già qua, se tu aspetti un attimo che finisco questa, la faccio volentieri Sharder, su un'altra pista però. Sai dove possiamo farla Sharder, se ti va? Aspetta un attimo che tanto sono 10 giri, non dura tantissimo qua. Dovremmo farla a Trial Mountain Titorale, contrario però, Sharder. Al contrario. È tutta diversa, amico mio. Questa macchina è una bestia. Però non so se qua è così bestia, eh. Tutte le gare con questa tipologia di auto, ragazzi e ragazze, sono belle toste, eh. Sono belle toste perché sono veloci, arriva subito le curve, bisogna prestare tantissima attenzione. Come vedete poi bisogna... C'ho anche il fiatone, vedi, cioè... E non ho corso, ma è proprio una questione di prestare attenzione. È bella, anch'io non la so fare, però l'ho provata una volta sola e ti devo dire la verità che è una figata, sembra un'altra pista. Farle al contrario, ragazzi, sono una figata. Se no finiamo sempre per fare le stesse piste e poi gli amici che ci vengono a vedere su Twitch si rompono le scatole e dicono vabbè, fare sempre quelle tre piste questi qua. Andiamo a fare qualcosa anche di particolare, Loki. Perché la penalità? Cos'è che ho tagliato? Dai, aspettate un attimo che finisco, quindi rilassatevi un attimo e poi facciamo tre al montano al contrario. Dai, tanto che ce ne frega, raga, noi giochiamo per
per divertirci, mica per... Caspita, ma dov'è l'altro? Io spero, raga, che vanno dentro a far benzina questi qua, perché... C'è anche una zanzara crando, eh. Comunque, amici, mi scuso da parte di tutti se quando venite a fare le gare c'è qualche scorrettezza o roba del genere. Sono io il primo che dovrebbe fare tutto correttamente, ma sono gare. E quando venite a farle sul canale di Marco Drums ci si diverte, quindi se per caso non è il vostro mondo anche qualche sporterata per sbaglio, perché nessuno lo fa apposta, o qualcosa che non vi va bene, non c'è problema, ragazzi, eh? Venite a guardarci, ridiamo, scherziamo, senza poi fare l'online insieme. E qui comunque non li becco. Quindi che cavolo di macchina devo prendere per beccarmeli? Cioè, vedi questo? Ma come cavolo fa a frenare così tanto? Io non riesco a frenare così tanto. Quindi ti devo per forza venire addosso. Mi sei stato davanti per un giro intero, non ti prendevo. Poi quando ti sono vicino mi freni in modo anomalo che io non riesco proprio a frenare. Cioè io freno tutto freno tirato. Ciao Mauri! Ciao Mauri! Ok, è arrivato un Maurizio! Ciao Maego! La Giulia sente sempre sta canzone! Ok, ego però! Mi è entrata nel cervello! Ciao Mauri, come stai? Tutto bene, lavoro? Tutti i tuoi TikTok sono fatti con quella canzone lì, Giuli. Grande Maurizio, amico mio! Allora Maurizio, ho provato di tutto e di più, sono riuscito a ver collocare un po' il PC, va un filino meglio, ma comunque non... Allora, per fare una live con il mitico Morris così, senza tante... lo so amico mio, tu sei sempre al lavoro, amico, dedito al lavoro. Ciao Lord, te ne vai già a letto alle 11 di sera il sabato? E ha fatto di quelle pizze fantastiche. Poi me le manda anche il mio amico Maurizio,
e mi fa diventare matto perché io non ce le ho quelle pizze lì e io gli mando quelle che mangio dal cinese. Ah, e lui ride, però c'è poco da ridere perché io le mangio. Porca miseria. Forte, ma... eh sì, il bello una volta gliel'ho mandato, si è messo a ridere. Ah, dal cinese, quello c'è di fianco dove lavoro io. Non è che... ragazzi, ma sta piovendo? No, raga. Sta piovendo. Cacchio. Cacchio, Mauri. Davvero, davvero. Tu e quelle meravigliose pizze panino. Mamma mia. Mamma mia, Maurizio. Allora, faccio io il capo... il caposala e tutte le pizze che escono devo provarne un tocco, per vedere se la qualità è ottima, eh. Mi sa che ti conviene non aprire, eh. Apriamo già in perdita, amico mio. Controllo qualità. Ragazzi, sta piovendo in gara, siamo al sesto giro. Non sta piovendo, sta diluviando. Non tenere le gomme. Chi lo sapeva che si metteva a piovere? Cacchio. Ma devo mettere le intermedie? Non so neanche se ho le gomme intermedie per sta macchina. Devo spendere 50.000 euro per mettere le gomme, vedrai, per fare una gara. Non tiene. Che va il primo dove se n'è andato, va il primo dove se n'è andato. Dai. La Bugatti questa qua. Porca. Porca loca. Sto scemo nit. Dai. Io no, no, raga, ho buttato via la gara. No, no, basta, buttata via la gara. No, no, non tiene. Non tiene, raga. No, no, basta, guarda. Raga, allora andiamo a comprare le gomme. Andiamo a comprare le gomme per l'Audi, per la Porsche 916 ibrida del 2016. Che dobbiamo fare, amici miei? Che dobbiamo fare? 50.000 per... ah no, stavo uscendo dal gioco. Per fare un solo biglietto, ragazzi, è andata, questa qui è andata, questa qui è andata, Suzuki, morbide, bravissimo, morbide, poi andiamo col bagnato pesante. Quindi io la benza non la devo fare, cambio gomme e basta. Al settimo giro, quando mi si mette a piovere, raga, devo cambiare, allora, TCS lo possiamo tenere sul 2, consumo gomme... Thank you.
Dai, levati. Porca, oh, ma questi frenano in maniera anomala. Mi era già andato tutto il muso, eh. Avevo già perso il muso, raga. Va come. Porca miseria. Domani ci facciamo un po' di Formula 1, amici miei, eh. Formula 1 domani pomeriggio. Devo vedere l'orario, perché forse Carlo arriva verso le 5, le 6, quindi anticipo. Magari faccio dalle 2 alle 4, alle 5, così. Poi quando arriva, devo fare le coccoline. Porca miseria. Non è andata tanto bene l'ultima curva, devo dire. Proprio per niente. Caspita, cosa mi tira le scatole aver buttato via la gara di prima, raga. Comunque non me lo aspettavo che si metteva a piovere, vi dico la verità. Bello tosto sti cose del caffè, comunque. Dovrebbero pagare di più. Quello sì, perché... è bella tosta, Giulia, perché sinceramente... vanno forte, eh. Cioè vedi che si fa fatica proprio a prenderli. Quel punto è balordo, perché sembra che allarga, invece poi l'ultimo pezzo stringe di brutto la curva. Allora uno sembra che allarga, poi prende la scialla, e invece non è vero. Vero Sharder? Cioè... dopo quando finisco ti mando un messaggio in privato, Sharder, su WhatsApp. Poi se sei a letto o non ci sei, lo ascolti domani, senza problemi. Comunque vengono addosso anche loro, eh. Vedi, questo ha frenato giusto però, non in maniera anomala. Anche questo ha frenato giusto, si riesce a dargli dietro. Invece prima mi frenava proprio in maniera anomala, ma vedi che va sull'erba. Infatti c'era una volta una gara in Formula 1 che c'era, se non mi ricordo male, Verstappen e non so chi, che ha frenato in modo anomalo e quello dietro gli è andato addosso. Era Hamilton o suo compagno di... non ricordo più qual era l'episodio, però... perché sono punti, raga, che si tira... si arriva al cartello dei 100 e si frena, no? Quindi poi una macchina frena di più rispetto a un'altra, però le tempistiche sono quelle, no? Quindi
se uno poi mi frena un po' prima, anche per quelli dietro è dura, eh. Con le gomme morbide, tanta roba in più, eh. Eccolo là dov'è. Comincia già a piovere al quarto giro? Ma che è, oh? Ma dai, ma era al settimo prima. Oh raga, ci sta fregando sto gioco. Era il settimo giro che pioveva. È vero o no, Giuli? Al settimo era. Ma al quarto ha piovuto. C'è. Vabbè. Grazie gioco. Andiamo a cambiare le gomme, eh. Non è che ci stai facendo un tortone, però. Oh signor. Oh 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 oh. Non frena più. Te pareva che mi buttava qua. Vai, apri. Allora, da bagnato. Non rifornire. Questi pazzi stanno andando avanti con gomme slick. Dai, dai, via, 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 via. Ma 3 secondi cosa? Perché? Oh, ho messo le gomme da bagnato, stai dentro. Qui andrà a finire che è una gara come quella dell'ultima patente, oh. Mi farà dannare. Quello è andato fuori. Gara impegnativa ragazzi, difficile, quarto giro di acqua, nessuno che entra in box, bene. Ciao Giulio, buonanotte, grazie amica mia, notte.
Cioè, dai, c'ho sulle gomme da bagnato. C'ho sulle gomme da bagnato, raga. Non frena con le gomme da bagnato. Come cazzo è? Boh. Questa sarà una gara davvero ostica per me. Non devo neanche far benzina. Non riesco ad andare forte perché con le gomme da bagnato mi va fuori, guardate che roba. Non vanno dentro i box. Cioè, dai, sei serio? In piena traiettoria mi vai a 50 all'ora? Ma vai a cagare, va. Già non tiene. Piove tantissimo, raga. Dai, ma sono fermi. Si sono incartellati per fare la benza. Perché? Ah, bandiera gialla ignorata. Come facevo io sorpassati, Ciccio? Che, cioè, avete visto la bandiera gialla dove me l'ha data? Dai, è ridicola sta cosa. Quello là si è girato sulla pista e mi dà la penalità a me. Questo replay devo salvarlo, raga. Questa pista è stata tosta. Thank you.
lo so, ingiusta. Uno, due, tre. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Sono partito col sole, con le gomme slick, morbide. Al quarto giro è cominciato ad arrivare un nuvolone pazzesco. Acqua a catinelle sulla pista. Adesso si sembra che si sia un po' tranquillizzata la situazione, infatti mi sta consumando le gomme in maniera impressionante. TCS a manetta, perché sennò andavamo per campi. Infatti non tiene una sega. Gomme bagnato. Sono dietro, non è che posso star tanto a grugiolare. La macchina è la Porsche 916, se non sbaglio, ibrida. Voglio arrivare a comprare la GT Mark 4 o Mark 1, boh, non mi ricordo più, che sta vendendo nel negozio di macchine. Mamma mia, incredibile. Dietro, dietro raga, 5-9, dietro. Ultimo giro. Se non entro a far benza, non posso assolutamente sbagliare. La pista si è asciugata, quindi le mie gomme da bagnato non sono più utili a nulla, solo a consumarsi. Forse Leo, amore, c'è dell'acqua frizzante nel frigo, Romo? Porti la bottiglia, Tato, per piacere. Sì, dovrebbe esserci nel frigo. Si era per terra. Quando ti bevi? Sì. Sì. Perché ne verde bevi. Grazie, amore mio. Questa mi ha fatto sudare, Leo, sta gara. Madonna, ragazzi, che gara. Di tutto è successo. E mi sta anche recuperando. Il bello è che è dietro. Eh sì, ha fatto la curva adesso. È dietro, raga. Andiamo a vincere dopo una gara dura. Andiamo a vincere. Sì, che miseria. Sì.
Madonna. Solo per le gomme ho speso 175.000. Per comprare le gomme per sto biglietto. Raga, aspettate un attimo, vediamo un po' di replay. Anche perché è mezzanotte, eh? È quasi mezzanotte. Vediamo anche da dentro, perché sinceramente fare la gara da dentro è impossibile. Vediamo un pezzettino vista da dentro, com'è la gara. Qui era il primo pezzo, raga. La Porsche. Questa è la gara che ho appena finito, ragazzi. Vista da dentro, eh. Da dentro non riesco perché la visibilità è proprio quasi nulla. Qua ho tagliato un po' che mi sono preso pure la penalità. E ci stava tutta. Cos'è sta scatola? Madonna. Questa scatola? Ah sì, è quell'altra, sì. Belle sti visuali. Questa è quella che uso per correre. E questa secondo me è la più mitica di tutte. Gli ho toccato appena appena la punta. La Porsche DG a memoria, raga. Mamma mia, che macchina. Che bestia, ibrida. Un po' qualche fiancata l'ho portata via, eh. Andiamo a vedere più avanti. Ma no, voglio vedere Marco Dren. Al quarto giro, raga, piove. Eccolo. Vediamo da dentro. Ma che mizzal. Eccolo. Sì, e qui era tanta roba, eh. Qui mi sa che è appena iniziato a piovere e non avevo su ancora le gomme. Incrocio. Ah, la toma. Come si sbatte la toma. Oh, va peggio. Non si vede nulla. McLaren. Beh, la visibilità di sta macchina è tanta, eh. Questa è l'Alpine.
Questa è come la mia, ma dovrebbe essere quella del 2021. Sì, la Gazzo Racing. Quella che devo ancora comprare. Questa invece è come la mia. È ibrida. Questa invece è... questa è l'Audi. Questa è quella che ho appena comprato. Cosa è successo? Quello che c'era incartellato. Wow, come sgasano. Questa cos'è che è? Ah, questa è l'Audi VGT. VGT. Non si vede nulla in queste macchine, raga. Poi non si vede neanche la parte destra. Devi andare così, per istinto. Questa non si vede neanche la parte... Almeno questa delle Porsche qua. Capelo, eh. Bella lì, raga. Aspetta che volevo vedere che cosa era successo a un certo punto. E vince, e vince. E vince la gara. Incredibile. Ok. Allora, ragazzi, facciamo... Madonna, questa GT3 era dietro e sono arrivato 14esimo. Suzuka non l'ho mai fatta. Porca miseria. Io credo che sarà dura, durissima. Durissima. Durissima Suzuka. Cos'è questa qua, la Honda? Ciao amici e amiche di Twitch, grandissimi, come state, raga? No. Oddio, ci ho buttato sul bronzo. Tutta sul cordolo. Ecco qua. No, 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 no. Non posso farla pieno. Questa è la Honda NSX, la conosco, ci abbiamo il corso anche prima.
Vabbè, niente, dai. C'è 34. Andiamo avanti. Incredibile. No, peccato, era forte. Oh, scivola. Poi è un po' troppo forte, forse. Quinta piena. Oh, così mi piace di più. Questo mi piace di più. Ultima prova. Beh, è andata un po'. È andata un po' fuorino, l'ho presa un po' troppo velocina. Caspita, è scivolata un pelino, raga. Spochinus Prime. No, allora la prima l'ho fatta giusta, la seconda ho esagerato, non bisogna esagerare. La fava, la rava e la giubava. Un po' esageratino, eh? Un po' esageratinus prime. Ragazzi, io devo fare anche l'ultima patente ed è veramente qualcosa di tosto, eh? Forse vabbè, quanto ho fatto il primo? Tanta roba. Vediamo un attimo la parte di qua, vediamo.
Vediamo se riusciamo a farlo, dai raga. Ok. Oh, non ci credo. Pensavo che era oro. Niente. Pensavo che era oro, invece era un calesse. Così. Cacchio, 21 millesimi. Così ci capiamo un po' meglio. Che figata. La prima poi la vediamo. Adesso c'è la seconda parte, quella... Ok, un pelino, lo freno un po' più velocina, cerca di frenare un po' meno. Ciao ragazzi e ragazze, benvenuti amici di Twitch, un po' di prove sul circuito. Mi sono migliorato, però ancora non ci siamo, non ci siamo. Così ci siamo, così ci siamo, così ci siamo. Mi piace sempre vedere quando faccio il l'oro, rivedere il replay, raga. Bella.
qui non si può fare certe cose. Ventitré 6:42, porca la miseria, vieni Olli, vieni amore. Sbam raga, è un attimo sbattere. Honda NSX prova sul circuito. Horus Prime. Come apre questo motorino, raga? Poi tra l'altro l'ho fatta un po' lunghetta, volendo si potrebbe anche rifare. La rifacciamo magari una volta, vediamo un secondo. Possiamo rifarla magari un'altra volta ancora e basta. Perché poi voglio concluderla e andare a letto, ragazzi. Concludiamo questa giornata di gaming e di live. Beh, niente, dai. Pensavo... andiamocene che mi va bene così. Giro singolo è tutto adesso, però devo ricordarmi tutti i pezzi. Primo pezzo faccio un po' fatica a farlo, infatti non l'ho fatto oro, Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi e ragazze. Ciao amico mio, ciao Loki, grazie. Domani pomeriggio alle 2 porto... Madonna,
Vabbè, domani pomeriggio porto Formula 1, domani sera il Gran Turismo. Quindi ci vediamo domani. Poi se per caso succede qualcosa che non mi vedete online, ragazzi, sapete che è arrivata mia moglie, quindi vuol dire che salto la live. In teoria la programmazione è questa, poi dopo ci vediamo. Ciao Loki, buonanotte, grazie di essere stato con me. Facciamo andare bene 52,4, la rifacciamo, dai, rifamo una volta, raga, poi visto che siamo mezzanotte rotti, ci vediamo domani pomeriggio con Formula 1 2021 e poi ciao Sharder, grazie, grazie amica mia. Ci vediamo con Formula 1, poi se domani non ci sono Sharder sai perché è arrivata Carla, quindi non streamo. Cordolo. Ciao amici mica di Twitch, benvenuti, benvenute. Dai, non fa stupido, ma perché sei imbarconata qui?
Porca, oh, basta un filino, raga, un filino. Avevo fatto bene il primo pezzo, il cordolino, che l'ho sempre preso bene. E anche un po' di stanchezza, vi devo dire la verità. Faccio l'ultima, come viene, viene, prendiamo i soldi, ci vediamo domani. Ore 2, Formula 1. Poi al Day 1 ci sarà anche Formula 1 2022 sul canale di Marco Drums Games Channel. E domani sera, se tutto va bene, porto ancora il Gran Turismo, raga. Ci vediamo domani sera. Ore 21. Ciao amici e amiche di Twitch, benvenuti ragazzi. Se vi piace il mio canale iscrivetevi, ragazzi, dai che arriviamo a 570. Porca miseria, è qui che rallento. Tendo a farla troppo, dovrei frenare un po' di più. E prima l'ho fatta a oro però il pezzo, quindi non è che non la so fare, Vabbè. Dai, vediamoci il giro insieme e poi ci salutiamo. Vediamo il giro in girello della coppa di alluminio. Coppa alluminio 1.52.4. Ho fatto quasi tutto oro tranne il primo pezzo e probabilmente sarà il primo pezzo, raga, che mi penalizza. Qui è tutto un destra, una danza, questo punto della pista è una danza, Io ragazzi vi saluto, buonanotte, buonanotte a tutti, ci vediamo domani alle 2 Formula 1 2021, poi vi aspetto a fine mese col Formula 1 2022, Day 1, lo porto subito al Day 1 Edition, e domani sera alle 21 Gran Turismo 7, se per caso vi collegate non ci sono, è perché non ci sono, sarà normalmente la programmazione questa. E vai, e si va al traguardo. Ciao amici, buonanotte a tutti, buonanotte da Marco Drums Games Channel, è tutto, ci vediamo domani, statevi bene. 40.000, 200.000, e basta, perché da 1.000.000 solo quando si fa. Ciao a tutti, a domani, ciao. Aspetta, vediamo quanto mi dà. Qui che magari riusciamo a comprare, complimenti, ho comprato tutti i menu, passare a prenderlo. Bigliettino? Dai, facciamo il bigliettino prima di andare a letto? Bigliettino 6?
con la Hyundai ce l'ho già. Ecco, 500.000, vabbè, sempre meglio di nulla. Sempre meglio di nulla. Va bene ragazzi, buonanotte a tutti.